Avete bisogno di crediti? Gold.com fa per voi e con il codice Joker avete il 5% di sconto. Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati da Posto Joker. Siamo ritornati sul draft ragazzi, con FIFA 16. Ovviamente ragazzuoli, voglio dirvi alcune cosette molto importanti. Devo cercare, ovviamente, anche perché ho letto tanti consigli, mi stai scrivendo tante cose comunque per il supporto che mi state dando, dei consigli che mi state dando per il canale, per migliorare e fare tante altre cose, quindi vi ringrazio ovviamente a tutti. In più mi hai detto anche di incazzarmi leggermente di meno su FIFA. Ragazzi, vi giuro, ci proverò. Non è facile perché comunque è un gioco che comunque io ci tengo tanto, quindi se perdo, perché comunque la gente è forte, ci sto, ma se perdo perché comunque il gioco fa un po' le cazzate, lì mi rodo un po' il culo. Prometto che proverò a fare del mio meglio. Come state vedendo anche sicuramente nel video di ieri, sto cambiando anche un po' il metodo di montaggio, nel senso che sto cercando di mettere più canzoni differenti, di cambiare le canzoni di sottofondo. Sto cercando di migliorarmi anche per quanto riguarda questione montaggio video. Allora, ci prendiamo il 4-1-2-1-2. Vediamo un po' che squadra ci possiamo fare. Hulk, raga. Allora, visto che comunque Ronaldo l'abbiamo sempre preso, per Prugnetta l'abbiamo sempre preso, ci andiamo a prendere il nostro Hulk, che ovviamente non fa intesa lì, perché comunque non c'è nessun attaccante destro. Oh mio Dio, raga, quanta roba. Oh mio Dio, ragazzi, quanta roba. E mo che stanno a mappiare. E mo qua la situazione è molto più complicata del solito. Ragazzi, vi dico la verità, Aubameyang l'abbiamo già preso, quindi non mi conviene. Mi voglio prendere Sturridge. Allora, no, Aguero, raga, è più forte di me. Aguero è più forte di me. Non ci posso fare nulla. Quanta bella roba. Vedi, se mi preso Sturridge. Ma prima me l'hanno dato in forma, ma non era normale. Allora, volendo a posto di Aurier, possiamo cambiarlo e mettere lui. Così abbiamo un'intesa come te al 100, si può dire. Schweinsteiger me lo tengo al posto di Perez, che comunque ci può servire. Qui abbiamo tutta la squadra che ci potrebbe servire benissimo. Ragazzi, secondo me Hulk lo mettiamo nei cambi. Ci siamo fatti una squadra, penso, perfetta, ragazzi. Cioè, differente dalla solita squadra. Qui ci mettiamo lui, dovrebbe arrivare a 100. E 100 d'intesa, ragazzi, alleluia. Dopo svariati draft siamo arrivati a 100 d'intesa, finalmente. Ci andiamo a fare questa partita con il Kunaguero e Sturridge, che poi potevamo prenderlo. Però se prendiamo Sturridge in forma, non prendavamo il Kunaguero. Quindi la scelta è stata così, però alla fine ci sono arrivati Sterling e Navas, che ci hanno comunque migliorato di molto la squadra. Ovviamente ragazzi, io spero che questo video vi possa piacere, quindi mi raccomando, guardatelo tutto e poi giudicate voi, lasciate un bel like se vi piace il video. Quindi mi raccomando, poi se avete qualche consiglio da darmi per qualsiasi tipo di cosa, mi raccomando, me lo scrivete nei commenti, gli do un'occhiata e ci spacchiamo dalle risate. Siamo qua con questa bellissima squadra, speriamo di giocarcela al meglio, di non sputtanarci subito questo ben di Dio di squadra, raga, perché sarebbe veramente un peccato. Vediamo il nostro mio avversario. Ok, Ronaldo, Suarez, Neymar. C'è il trio della morte là davanti. Più c'ha Bruma e c'ha pure Bruschetta. Andiamo bene, raga. Questo c'ha una squadra a dir poco fenomenale. C'ha un attacco, penso che... non lo so, guarda. E siamo pronti, ragazzi. Siamo pronti. Ovviamente io pure potevo crearmi una squadra totalmente differente con Ronaldo e tante altre cose, raga. Però con Suarez ho preferito comunque farmi un inglese e dare precedenza anche comunque a al Kunaguero e a Sturridge, perché comunque, raga, facciamo sempre le solite squadre. Ci tira giro, madre di Dio! Subito un gol fenomenale da parte di Giochirigno! Sterling, subito, ragazzi! Perché vi avete consigliato di fare più tiri a giro anche dalla distanza? Subito un tiro al millimetro proprio! Porca puttana, che bello, raga! Ci tira ancora a giro! Mamma mia, ragazzi, mo mi pesa la cosa di tira a giro, ve lo dico, Porca troia, me l'ha fatto bene qua! Oh! Oh! Oh mio Dio, che si è cagato! Che cosa gli ha fatto quel giocatore? No, io penso che già l'avevo ucciso, raga. Calcio d'angolo, sicuramente lo batte corto. No, che cazzo ha fatto? Manguleto! No! Una busta così, no, raga. Dai, come hai fatto a fargli passare una palla del genere, però? Io queste cose non le concepisco proprio. Aspetta che sistema un po' la luce qua. Ok, cioè, guarda là che busta, raga. Uno pari, dai, come se non è successo nulla. Ecco il tiro. Ma che sta a fare la difesa? Perché fa così la difesa? Perché fa così la difesa? Questi mi fanno un gol e me ne fanno 75 attaccati.
Touchdown, ragazzi. La data di no. No, invece no, la data corta. Questo si è sbloccato tutto insieme, questo, raga. Si sta sbloccando tutto insieme questo. No, 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 l'ho preso, raga, l'ho preso. Non ci sto capendo più nulla. Non ci sto capendo più nulla, ragazzi. Dai così. Dai così! Mamma mia, buono, ragazzi! 3-2, signori! 3-2, signori! Che partita emozionante! Al 45esimo giocherigno con Monreal! Ma segna... Oh, stiamo calmi, intacci da bello! Devo intaccitare! Attenzione, ancora così! Ci tira! Mamma mia, ragazzi! Porco Giuda, si prende proprio la dovuta calma per tirare! Tre pari, raga! Cioè, mi sto proprio fermato, guardate! Mi sto proprio fermato! Bam! Con tutta calma tira sotto l'incrocio proprio! Che partita, raga! Ancora, attenzione, eccolo Hulk! Eccolo Hulk, signori! Hulk! Palo! Che sfiga di merda! Al 90esimo Hulk! Un palo clamoroso, raga! Poteva regalarci questa vittoria il nostro Hulk! E invece no, ragazzi! Madonna mia! Che peccato, ragazzuoli! Che peccato! Partita combattutissima, raga! Ha fatto più tri lui, però partita molto combattuta! Non c'ho parole, raga! Non c'ho parole, raga! Non c'ho veramente parole, dai, ma porca miseria. Diamola al centro a sto punto, come viene viene, che te devo dire, raga? Guarda come sono andato a perdere sta partita. Dai, sculiamo! Oh mio Dio, sì! Oh mio Dio, sì, ragazzi! Sì, ragazzi! La scula del 120esimo addirittura! E dai, come scula lui posso scula pure io, raga. Guarda qua che orgia, di è becca! Calci di rigore, guarda che cazzo toccano i calci di rigore. Ci proviamo, Hulk, 1-0. Che ci mette la palla. Ma me ero buttato a sinistra, poi all'ultimo ho fatto a destra. Ma sono proprio stronzo. Fa la finta. No, perché me l'ha tirata centrale? No, perché me l'ha tirata centrale, cazzo? No, niente, non va. Perché me l'ha tirata centrale lì, porca miseria. Dai, proviamoci. Bam! Mamma mia, quanta era angolata, raga. Tanto rotta a sinistra, tutta a sinistra mi sta a tirare. Bello, raga, io non parlo più, sto zitto. Mi devo concentrare, scusate. Bruma. Vai così. Portacci tua! Che bella partita però, raga, che è stata. È stata una bellissima partita, però il quarto gol suo, raga, quanto non mi è piaciuto. Tutto il resto è stato bellissimo, ma errori della difesa, neanche mia, proprio della difesa, problemi seri proprio. Bella partita, ragazzi. Peccato. Cioè, qua, oh, combatto, raga. Uguale. 14-10, la partita più combattuta del mondo. Va bene così, persa i rigori, non fa niente, ci facciamo la seconda, dai. Scegliamoci un altro modulo. Allora, vediamo un po' che modulo ci possiamo prendere. Questo mi piace, prendo il 4-3-3. Questo qua. Quanto ben di Dio un'altra volta. Voglio Hulk, ragazzi. Tutto il resto ce l'abbiamo sempre avuti quegli altri. Royce. E chi ci ha mai avuto Royce? No, se lo abbiamo con tutto il cuore proprio. E chi ci ha mai avuto Royce? Oh, sei matto. Ok, ragazzi, eccoci qua. Questa è la squadra che sono riuscito a costruirmi con Royce, Aubameyang, Hulk, Kagawa. Cioè, ragazzi, guardate che cazzo di squadra che mi sono riuscito a creare mo. Cioè, veramente è qualcosa di assurdo. Ci andiamo a prendere qua il corrispettivo. Però non c'è nessun tedesco. Questa è la squadra, ragazzuoli, quindi eccola qua, finita. Poi abbiamo anche in panchina, abbiamo Gervinho, ho preso Neymar, ho preso veramente bella rubetta. Però, secondo me, questo è il top, raga, qua Aubameyang, Royce, Hulk, cioè non... Raga, e con Kagawa non mi posso permettere l'errore di perdermi questa squadra, cioè... Minimo il draft lo devo vincere. Prima ci è capitato un avversario molto molto bravo. Una partita praticamente equa. In entrambi i casi è stato veramente qualcosa di assurdo e molto molto uguale come partita. Solamente che ho avuto la meglio nei rigori, peccato, ma ci dobbiamo assolutamente rifare, cioè, per forza. E andiamo a vedere la squadra del nostro avversario che ci schiaffa in the face.
Anche lui. Ma perché se lo trovo io Royce e Aubameyang e Donovan c'è anche l'altro, porca puttazzola. Questo pure c'è una squadra che fa paura con Royce, Aubameyang e Ronaldo. In più c'è qualche altra bella robetta. Però noi, diciamo che in attacco siamo messi nettamente superiori, ragazzi. Cioè abbiamo Royce, Aubameyang ce l'abbiamo anche in forma. E abbiamo pure Hulk addirittura, abbiamo Kagawa, cioè. Dai, cammina Royce. Ancora così. Ancora così ci tira Aubameyang. Neanche fallo. Mortacci vostra. Ma dai, raga, ma non c'ho parole. Ma perché succedono queste cose? Ho preso tre gol così, ragazzi. Tre gol con la palla sotto al culo. I difensori che non la toccano neanche. Tre merdosissimi gol ho preso. Ma veramente. Dai, Hulk. Dai, Hulk. Dai così. Tiago! Vaffanculo, va! Tiago, signori! Mamma mia, andiamo a recuperare questa cavolo di partita. Grandissimo assist da parte di Hulk, raga. Bam! Una sleppa sotto l'incrocio di Tiago. Uno pari, ragazzi. Royce! 2-1, signori! Marchetto Royce! Fagli vedere il braccio, Royce! Fagli vedere il pene proprio! Grandissimo, Royce! Matto la cazzata! Come m'ha inculato! Che intervento! Che intervento, signori! Ma è buono! 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 E non è finita! Non è finita! Pallonetto micidiale di Marchetto Royce! Che mette proprio la candela su questa torta, signori! Fa uscire il portiere! Marchetto Royce! Pallonetto fenomenale! 3-1, raga! Doppietta di Marchetto Royce! Sta squadra è forte, raga! Sta squadra è forte! Mamma mia, è stata anche qua una bellissima partita, signori! Comunque, ragazzi... meglio così che prima abbiamo perso, almeno ci abbiamo fatto vista squadra che secondo me è fenomenale. Speriamo nelle prossime partite che vadano molto meglio. Io, ragazzi, vi do lasciare un bel pollice in su, di commentare, condividere questo video, passare la pagina Facebook e Instagram, tutti i social in descrizione. Al prossimo punto del vostro giocherino, ragazzi, spolliciate. Bella.